veramente, non ho davvero rapporti con la critica. Sono loro che sono pagati per averne con me. Quindi per loro è un mestiere. Così, io non sono pagato per avere rapporti con loro. Per me non esistono. Cioè, per capire un poeta o un artista, a meno che questo non sia soltanto un attore. Cioè, ci vuole un altro poeta e ci vuole un altro artista. Ah, no, no, io non le invito neanche. Non... Mi tolgo della vostra presenza. Mi tolgo della vostra presenza. Cioè, non è spettacolo questo Don Chisciotte, è un omaggio a Cervantes, come qualcuno ha indovinato. Io considero uomo di teatro che assolva un compito autentico, colui che dalla mattina alla sera, dalla sera alla mattina, si dedichi esclusivamente a questo. Questo è il problema. Ora, io mi dedico continuamente a questo. Non può il pubblico del serale, dalle 22 alle 24, venire e capire o seguire o anche innamorarsene. No, assolutamente no. Capisce? Loro lo fanno per divertimento. Io lo faccio invece per vita. Così la critica non può. La critica vive dalle 23 alle 22 alle 24, cioè 2 ore la sera. Non può in 2 ore la sera capire quello che io invece continuo a vivere ora per ora. E quando non ho da vivere così, prendo un sonnifero e dormo. Io sono uno di quelli che considero il teatro come vizio privato, addirittura. Parlando proprio dei film incompiuti, che cosa ci può dire lei del suo Don Quixote? Questo è un My Own film. Non so se in italiano c'è un'espressione corrispondente. È una specie di qualcosa che sono andato avanti a fare per anni. Non appena ho un po' di denaro in più, giro un'altra scena del Don Chisciotte. È un film sperimentale, un lavoro d'amore. E quando l'avrò finito lo metterò in circolazione. Straordinario, questo Don Chisciotte è fra l'antico e il moderno, Don Chisciotte va sulla luna, insomma è un Don Chisciotte molto particolare, e la prima sequenza a sostituzione di quella che avevo montato era questa cosa straordinaria del castello di Bracciano. Lui adorava il castello di Bracciano, una grande festa in maschera, quindi immagina questa festa tutto illuminato con tutte le maschere più importanti che arrivano in macchina, chauffeur, autisti, donne bellissime, eccetera, eccetera, e tutti quanti si complimentano uno con l'altro con queste maschere di carnevale bellissime, eccetera. E poi invece arriva Don Chisciotte e Sancho Pancia col cavallo e l'asino, e tutti si fermano, questi signori si fermano, ma tu sei assolutamente straordinario, sei truccato meglio di tutti. E dice, no, io non sono truccato, io sono veramente Don Chisciotte e questo è veramente Sancho Pancia. E da lì tutti quanti affascinati si sarebbero messi a sedere e a lui avrebbe raccontato la storia di Don Chisciotte, che è appunto questo miscuglio di moderno e antico, che è un'idea straordinaria. Non ha mai avuto i soldi per girare.
you talking about? Mr. Wells? What? What? Coyote's time. Quello che saltello sull'erba. E tu seguiterai quel pinguello che certamente è la via che ti ha indicato il Signore. Orsù, figli miei,
Spargetevi per il mondo e predicate la pace. Addio. Tiempo vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Frisaba la edad de nuestro hidalgo los 50 años. Era de complexión recia, seco de carnes, enjuto de rostro, gran madrugador y amigo de la caza. Quieren decir que tenía el sobrenombre de Quijada o Quesada, que en esto hay alguna diferencia en los autores que de esto escriben. Pero esto importa poco a nuestro cuento. And then you sit down now, listening to me. But I can't see how you've come to look at me for that. Imaginary? Did Mr. Quixote just imagine Dulcinea? Hey! Breathe it. Chapter 1. In a village of La Mancha, there lived not long ago a gentleman who, when he had nothing better to do, which was most of the time, was in the habit of reading books of chivalry. In those days, there was a great fad for what were called books of chivalry. There were romances about knights in armor, old slave dragons and giants and things. A knight in armor was about as popular as a cowboy. Nothing pleased our gentleman so much as passages like this. For example, the reason of the unreason that afflicts my reason in such a manner weakens my reason that I with reason lament me. Go on. The reason of the unreason that afflicts my reason in such a manner weakens my reason that I with reason lament me. La razón de la sin razón que a mi razón se hace, de tal manera mi razón enflaquece, que con razón me quejo de la vuestra fermosura.
Sancho, we can leave such understanding with a good conscience to those who've put themselves in charge of these new mysteries. But there are older mysteries, greater mysteries. There is the mystery of innocence. And we are all of us in charge of that, you know. Every mother's son of us. Oh.
Coyote's time. Take me now, baby, here as I am. Pull me close, try and understand. Desire is hunger, is the fire I breathe. Love is a banquet on which we feed. Stasera, stanotte, tra poco, è il trionfo del fuori orario, meglio, più che del fuori orario, del cose mai viste, del mai tra parentesi, cui tengo molto, perché sono felice di mandare in onda per l'ennesima prima volta l'inedito edito, questo pezzo colpevolmente in nostro possesso, in realtà amorevolmente, amicalmente il nostro spossessato, nelle nostre mani spossessate, e straordinario momento di cinema che è la sequenza del cinema, la sequenza dei mulini a vento, del vento del cinema, dal Don Chisciotte mai finito di Orson Welles. È uno dei momenti più intensi della storia del cinema, quindi non solo del cinema di Orson Welles, che sorpassa allegramente e tragicamente tutto quello che Welles ha fatto. Non è un caso che accada in coincidenza con la figura incoincidibile, direi, che è quella del Don Chisciotte eterno. Siamo agli sgoccioli del pluricentenario dell'apparizione del testo scritto a Don Chisciotte, ovvero di Don Chisciotte. Se c'è una figura che è immediatamente un testo, tanto che, come sapete, Borges ipotizzò, no, la figura di colui che riscrive automaticamente, senza saperlo, il Don Chisciotte. Questa riscrittura che siamo sempre noi, riscrittura mutante eppure immancabilmente legata al proprio soggetto, che è il soggetto che parla, ma che è il soggetto che viene parlato, che si costruisce perché è già costruito, perché è già scatola di montaggio. E non parlo di montaggio nel senso meccanico-costruttivistico, montaggio anche puramente mentale. C'è differenza tra la macchina psichica, la macchina filmica, la costruzione di un ponte. Cambiano solo le materie, le sostanze e le frequenze in gioco, ma il gioco, non si sa di chi, è quello. Non riparlo di questa sequenza. Avevo intenzione di leggere un testo breve di Giorgio Agamben, che si intitola, se ricordo bene, La più bella scena della storia del cinema. Lo vide l'anno scorso a Procida, gli incontri tra cineasti, filosofi, immagini parlanti e filosofi muti spesso, e ne restò fortemente impressionato. Lo leggeremo un'altra volta, e non voglio davvero parlare della figura di Don Chisciotte né delle cose che vedrete, perché le vedrete.
E potrei parlare del nostro Don Chisciottismo. Appunto, in extremis, giustamente due giorni dopo un altro anniversario stranamente e molto precisamente e giustamente passato sotto silenzio, più o meno ovunque, sicuramente in Italia, ma anche in Francia, già al Festival di Venezia, ovvero i 110 anni di storia del cinema, o meglio, 110 anni di vita economica del cinema, cioè a partire dalla prima proiezione Lumière, il 28, la sera, la notte del 28 e il 29 dicembre a Parigi, 1895. È strano perché i 60 anni, i 70, gli 80, i 90, i 100, fino ad arrivare a 100, furono ogni 10 anni grandi celebrazioni, no? E adesso che abbiamo superato l'età non media, ma l'età ancora pensabile come età dell'uomo, quella che appunto ai tempi di Prénom Carmen nella conferenza stampa di Venezia Godard definiva, Godard, di cui abbiamo visto l'histoire du cinéma in questi giorni, definiva l'età del cinema come l'età dell'uomo, più o meno il cinema segna il limite attuale, invece 110 anni è già oltre, questa macchina ormai eccede la durata della vita umana. Ecco, come dicevo, almeno fino ad oggi, e fino ad oggi vuol dire che la tensione verso l'immortalità, di cui il cinema è una piccola parte, immortalità minima, minimale, a termine, ma comunque una piccola sfoglia di immortalità, ecco, il cinema si svincola definitivamente dalla memoria d'uomo e quindi in qualche modo esce dalla memoria anche degli anniversari, giustamente, probabilmente per diventare in qualche modo in automatico una sorta di memoria che, dicevo nei giorni scorsi, e ne sono sempre più convinto, ingloberà retroattivamente tutta la storia, al di là della filologia. Solo la filologia, solo le note a margine potranno dire che quell'immagine è stata girata in quell'anno, che quel Garibaldi, quel faraone, quel personaggio del 600 che vediamo non è stato filmato in quel momento temporale. Ma definitivamente lo spazio del cinema sarà lo spazio, e almeno contribuirà ancora nell'illusione spaziale a dissolvere l'illusione temporale che tanto ci ossessiona. Ecco, lo sguainare della spada lo sguainarsi della spada del Don Chisciotte di Wells, lo scagliarsi contro lo schermo, il far cessare l'immagine, lacerarla sotto gli occhi stupiti di tutte le possibili categorie dei, l'abbiamo detto più volte, dei, a proposito di questa sequenza, degli spettatori, dello spettacolo, è il culmine dello spettacolo, è già Manhattan che si dissolve in una sua parte l'11 settembre. A partire da questa immagine, non a caso un'immagine che, non, ripeto, non si è mai vista, anche se voi qui forse la vedete spesso, si ricostituisce subito, e addirittura questa scena è un'immagine intensissima di cinema, di visibilità dell'invisibile che è il cinema. Non c'è salvezza, in certo senso, dallo spettacolo, e il cinema in qualche modo resiste allo spettacolo proprio per questo suo, per questo poi essere chiuso, per questo dover cessare come immagine, o interrompersi o essere lacerato, essere lacerabile. È la differenza che ci illudiamo che ci sia, mentre basta pensarci un attimo, anche a quell'attimo, a quell'istante, come sia invece lacerata, lacerabile continuamente la nostra vita, e come sia essa stessa la lacerazione spettacolare. E buona visione.